Papa Francesco visiterà prima Cuba e poi gli Stati Uniti, paesi protagonisti di uno storico digelo propiziato anche dalla Santa Sede. Ora i Vescovi dei due paesi chiedono con forza l'eliminazione dell'embargo, passo che incoraggerà la libertà religiosa e il rispetto dei diritti umani a Cuba. Ne è convinto anche lei? Sì, è ben nota la posizione della Santa Sede su questo tema dell'embargo, che è una posizione diciamo contraria. Eh, al di là di quelle che possono essere le motivazioni ecco, esiste un dato di fatto e cioè che eh, l'embargo questo tipo di sanzione ecco, provoca disagi e sofferenze nella popolazione eh, che diciamo, lo subisce. E per questo che la Santa Sede, da questo punto che la Santa Sede ecco, affronta la questione e che a livello delle Nazioni Unite nell'Assemblea Generali ha appoggiato sempre le mozioni che chiedono una revoca dell'embargo a Cuba. E quindi c'è da sperare, sì come dicono i vescovi, c'è da augurarsi, c'è da auspicare che una misura di questo genere, che possa, cioè una liberalizzazione a livello di vincoli e di legami, che soprattutto a livello economico, possa portare però anche una maggiore come dire, apertura dal punto di vista della libertà e dei, e dei diritti umani, un fiorire ecco, di questi aspetti fondamentali per la vita delle persone e dei popoli. Il Papa ha deciso di entrare negli Stati Uniti da Cuba come un migrante, hanno detto i vescovi del paese americano, come per ricordarci che siamo un paese di immigrati. Sarà questo uno dei temi principali della visita, visto anche quello che succede in Europa in questo momento? Sì, certamente, certamente. Immagino che il Papa tratterà appunto come uno dei temi, eh, non dico il principale ma sicuramente tra i temi più importanti della sua visita, proprio quello della, della migrazione. Ed è come lei ricordava una preoccupazione costante del Papa di fronte all'emergenza ecco, che ci troviamo a vivere in questi giorni. Sappiamo quanti sono i suoi interventi, direi quasi quotidiani, ecco, su questo tema. E nello stesso tempo si trova a rivolgersi di fro ad un paese che ha una lunga storia, di immigrazione. Ecco, una lunga storia eh, di immigrazione, e nello stesso tempo anche una lunga storia di apertura, di accoglienza e di integrazione delle varie ondate di emigrati che sono, che sono arrivati. Mi pare che tutto questo. Può costituire davvero una base, un patrimonio, diciamo, un patrimonio socia sociale e culturale a partire dal quale affrontare anche le sfide odierne della, della migrazione e risolvere i casi che sono dolorosamente aperti. Quindi io, io spero davvero che questa Unione da parte, cioè questo incontro da parte del Papa che porta questo problema nel suo cuore da parte di un Paese appunto, che ha conosciuto. Questo fenomeno nella sua storia possa offrire anche indicazioni per la soluzione dei problemi che attualmente si presentano da questo punto di vista. Il Papa parlerà prima al Congresso degli Stati Uniti, poi alle Nazioni Unite. Rilancerà il messaggio dell'enciclica, L'Audato, sì. Sì, certamente, certamente. Però io direi in questo senso, nel senso certamente dei cambiamenti climatici e delle preoccupazioni che essi stanno eh, generando appunto per il futuro dell'umanità, dell ma direi anche nel senso e soprattutto che a fin dei conti è il messaggio ecco, specifico del Papa, nel senso di quell'ecologia integrale di cui lui parla, no? che prende in considerazione appunto l'uomo all'interno del creato e in questo senso non mancherà di ribadire quella che è la natura trascendentale della persona dalla quale scaturiscono i suoi diritti fondamentali, il diritto alla vita e soprattutto il diritto alla vita e il diritto alla libertà religiosa e inviteranno eh, a cambiare questo, i nostri stili di vita ecco, per poter essere custodi del creato come lui lo dice e non invece dominatori o aggressori del creato. Negli Stati Uniti, però ci sono state alcune critiche perché considerano l'enciclica un attacco troppo forte al sistema capitalistico. Beh, credo che il Papa tocca i punti fondamentali. Ecco, io eh, lo so es, che ci sono state queste critiche. Però il Papa credo invita tutti alla riflessione. E credo che è, è realistico. Ecco rendersi conto che le cose non stanno andando nel verso giusto, quindi trovare anche eh, diciamo del, come dire, delle vie di soluzione. Mi pare che il Papa invita a questo, ognuno può dare il suo contributo, ma c'è bisogno, bisogno di un cambio. A Filadelfia il Papa incontrerà le famiglie di tutto il mondo, eh, possiamo considerarla come un'ultima tappa del cammino sì. verso il Sinodo in ascolto di quelle che sono le esigenze delle famiglie? Sì, sì. sì. Credo, credo di sì che appunto il Papa ha visto e vede e vive questo momento proprio come diciamo un ultimo momento in preparazione anche al sinodo che si svolgerà in ottobre. Per mettere in luce, e credo che questo emergerà anche dall'incontro di Filadelfia, per mettere in luce soprattutto la bellezza della famiglia, ecco, è il messaggio che il Vangelo offre alle famiglie, l'aiuto che il Vangelo offre alle famiglie. Quindi questo, questo aspetto positivo, senza dimenticare anche le grandi sfide che la famiglia pone al, al mondo di oggi. Ecco, sarà eh, davvero una, come dire, una preparazione immediata all'Assemblea all del Sinodo dei Vescovi, ma credo che ci darà, darà a tutti i partecipanti, darà alla Chiesa intera questo nuovo entusiasmo e questa voglia di proclamare il Vangelo della famiglia e nello stesso tempo di aiutare le famiglie che si trovano in qualsiasi genere di difficoltà ecco, a vivere questo, questo Vangelo nella sua pienezza che è fonte di gioia, di pace e di felicità per tutti.